presidente della commissione Rally dell'Automobile Club d'Italia, a consegnare il trofeo a Danilo Novelli ed Alessandro Anastasi, vincitori del Rally di Natale Taormina 2022. Ma non è finita, perché c'è il consigliere comunale di Forza d'Agro, il dottor Fiorino, a consegnare un altro premio ai primi assoluti, ovvero il premio Fiorino che New Turbomark ha voluto tributare a chi avesse vinto la prova il passaggio sulla Scifilimina. Ecco il consigliere Giorgio Chillemi, che in memoria del suo papà va a consegnare questi premi. Un papà mai dimenticato per la sua disponibilità e la sua vicinanza allo sport, ai rally e alla passione per l'automobilismo. E quindi insieme a loro possiamo far partire l'inno nazionale. Allora, ieri è stata una giornataccia un po' difficile, le condizioni meteo, però abbiamo gestito bene, diciamo, ci siamo portati in vantaggio tutta la giornata, vincendo tutte le prove, e niente, poi ci siamo un po' rilassati per la continuazione, per il resto niente da dire. Qual è stata la prova speciale più impegnativa a tuo parere? La prova speciale più impegnativa è stata la Limina sull'acqua, molto impegnativa perché era molto pericolosa, scivolava tantissimo ed è stata una delle tante che mi ha messo un po' paura. Insomma, un risultato che sicuramente dà lustro a questa prestazione. Parlavamo all'inizio gara di una lontananza dalle gare, sì, se non sbaglio. Sì, esattamente. Quali sono i progetti, diciamo, se c'è l'intenzione di tornare un po' di più? Allora, io non ho progetti in questo campo perché corro per divertimento, giustamente. Già sono grandi d'età, dico, però voglio fare qualche gara in più il prossimo anno, sempre con questa macchina, ovviamente. Sperando di mostrare sempre il mio piccolo talento, fra virgolette, ecco. E io direi grande talento, visto anche grazie. Il risultato. Grazie. Grazie per questa intervista. Grazie a voi. Gara, e ci auguriamo allora di rivederci. Grazie a voi.